Salve ragazzi, continuiamo la lezione riguardo all'organizzazione dell'Unione Europea analizzando il Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo è l'unico organo eletto direttamente dai cittadini. Questo è un primo punto importante ed è attualmente composto da 751 deputati che vengono scelti ogni 5 anni dagli elettori, gli elettori che fanno parte dei 28 Stati membri. Questi elettori, pensate, raggiungono il numero di oltre 500 milioni di cittadini. Il Parlamento svolge funzioni legislative. Significa che adotta provvedimenti simili alle leggi dei parlamenti nazionali. Queste leggi riguardano vari settori, fra cui la libera circolazione dei lavoratori, dei capitali, dei servizi e delle merci, la protezione dell'ambiente, i diritti dei consumatori, le pari opportunità, eccetera. Il Parlamento ha tre sedi. Una a Bruxelles in Belgio, una a Strasburgo in Francia e l'altra in Lussemburgo. Come avete ascoltato, è un Parlamento, quello europeo, per alcuni aspetti simile a quello nazionale. Ed ha dunque, vedete, importanti funzioni dunque legislative. Cominciamo a ricordare bene questo concetto.